zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Allora, nuovo videoblog anche oggi. E niente, avviso già che questo video sarà senza tagli perché così preferisco essere più che altro, come ho sempre detto, me stessa, e quindi non farò alcun taglio, alcun taglio, mi stavo già intertagliando, scusate. E niente, sì, non farò alcun taglio perché raga, preferisco essere io e basta. E nulla, voi direte, voi penserete, e perché non vuoi fare i tagli? Perché altrimenti, secondo me, almeno per il mio pensiero, non si capisce niente se uno fa troppi tagli. E poi io ogni volta che faccio tagli, li faccio fatti male, quindi a sto punto vi conviene che li faccio, che non ne faccio per niente di tagli e che parlo breve, cioè cerco di essere più, come si dice, più concisa e più dettagliata possibile. Cerco di spiegarmi in parole povere quello che voglio raccontarvi oggi. E niente, allora ragazze, praticamente sono da un bel po' mal di denti, lo so che non dovevi dirlo, ma mi piace sfogarmi perché il mio non è solo un canale che parla di rose e fiori, ma è un canale dove parlo anche un po' come un diario, il mio canale, perché mi piace sfogarmi con voi, non solo di polemiche che non hanno senso, ma anche di cose che mi accadono, che sono come un piccolo canale dove si riflette di cose importanti e meno importanti. Quindi ragazze, prendetemi un po' come sono, perché mi piace parlare di cose belle ma anche di cose un po' meno belle. Sono, vi dicevo, sono mal di denti da tanto tempo, adesso sarà qualche mesetto e più, e quindi ho bisogno di curare questi denti, andare al dentista, oppure non lo so cosa posso fare, però speriamo bene, perché sinceramente non se ne può più di questi denti miei. Tra l'altro alcuni sono da togliere, ma non lo so neanche io, non voglio dire nulla perché non sono un dentista, non sono, non me ne intendo, quindi so solo che me li voglio levare da mezzo qualche cosa di denti, per qualche dentaccio, perché sto soffrendo come un cane, ragazze. Non avete idea della sofferenza che voi direte, lo so. Voi penserete, e lo sappiamo, che i denti sono una tragedia per tutte le, per gli esseri umani. E vabbè, cioè, e per me non va bene, però, perché io è una cosa allucinante, non concepisco la sofferenza che ho. Quindi ragazze, oggi sarà un video, un pezzetto di video, vi stavo appunto per dire, per riferire una piccola precisazione. Oggi sarà un piccolo pezzetto di video, poi in un altro giorno, perché sarà suddivido in varie parti di videoblog, non so neanche se riuscirò a farlo tutto questo videoblog, ma voglio fare un videoblog massimo di 2 o 3 giorni, se ci riesco. Non prometto niente, perché poi ogni volta cambio idea, quindi vediamo un po'. Ciao. E niente ragazze, appunto, cambiando discorso, che ho mal di denti, però adesso vediamo, tra poco andrò dal medico, quando sarò andata dal medico e avrò fatto tutto ciò che c'è da fare, sto video l'avrete visto. Allora oggi è, cos'è oggi? Oggi è sabato, esatto, oggi è sabato, scusate se stavo pensandoci un po', ma non mi ricordavo cos'era ieri, era venerdì, sì. Oggi per me è sabato, oggi, perché è sabato. Voi lo vedrete in tra lunedì e martedì, credo, sì, questo video, perché se non lo pubblico oggi e non lo pubblico domenica, domani sarebbe, lo pubblicherò sicuramente tra lunedì e mercoledì o martedì. Quindi per me oggi è sabato, per voi sarà lunedì o martedì, dipende dai giorni che mi sento di pubblicare questo video vlog. Allora, in tutti questi giorni sono riuscita a uscire di casa, perché
appunto con questo mal di denti sclerodamati, perché non te la faccio più, quindi non voglio stare solo a parlare di mal di denti. Allora, cosa ho fatto di bello in questi giorni? Nulla, non mi sono truccata, non ho fatto nessun make-up. Come avete visto, sono poco attiva su Instagram, poco attiva nel senso che sono poco attiva, ragazzi, che devo dire? Sono poco attiva perché non mandava tanto di farmi di mostrarmi per quanto stia male. Non è tanto grave il dente, ma non è neanche così piacevole, perché non è piacevole avere mal di denti. Voi direte: ma che stai a dire? Sapevo che non è piacevole. Appunto, ragazze. Quindi mi chiedo io: ma questi denti? Mamma mia, per carità. Vabbè. No, vabbè, voglio cambiare discorso perché sennò vi annoio. Quindi, non mi sono truccata, appunto. Ho fatto solo skincare, tanta skincare, appunto. Ero molto attiva sulla skincare, tranne che sui social network, appunto. Su Instagram, intanto metto qualche fotuccia, qualche stories. Quindi, se vi va, non vi obbligo, ci mancherebbe solo quello. Seguitemi su YouTuber, Instagram, appunto, YouTuber, Melania Tredino Basso 8. Numero 8, number 8. Quindi, niente. Seguitemi su Instagram e su IGTV di Instagram, che ogni tanto qualcosa lì la faccio, un refill, qualcosa di refill. Che sto dicendo? Vabbè, sapete quei video che vanno su IGTV? Non so come chiamarli. Vabbè, niente. E quindi stavo pensando di fare quei video là. Quei video là, cioè quei video là su Instagram che vanno tanto, perché altrimenti se no non riesco a essere più attiva. Poi cos'altro dirvi? La skincare, ho fatto molta skincare, cioè, ho fatto molti trattamenti sul mio viso, a parte il corpo, ma vabbè, col corpo ho provato il bagnoschiuma della, come si chiama, Bionsen, che l'ho visto sul canale di Ivana Ruggero Quartuccio, sì, mi sembra di sì, l'ho visto da lei, che ha provato, ogni tanto ricompra, estra, ricompra, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio, Ivana Ruggero Quartuccio, sa, come si chiama, Bionsen col bagnoschiuma, sì, vabbè, casomai ve lo faccio vedere dopo. E si chiama come si chiama? Bionsen, sì, quel bagnoschiuma che è una sorta di relax e pare molto buono, ha una buona profumazione e sa di, non dico di talco, ma più che altro di erbe, foglie giapponesi. Non vorrei dire una cavolata, ma suppongo di sì, ed è molto rilassante come profumazione. Sembra proprio di stare ai Caraibi. Sì, stavo dicendo peggio, no? Anche no? O meglio ancora, in Thailandia. Bello, ah, che bellezza. Rilassarsi tra le cascate della Thailandia. Bello? Vero, ragazze? Sì, lo so che vi sto facendo sognare, almeno credo e spero. Però è così. Ci vorrebbe uno sfondo qui di ogni cosa che dico, ovvero, già sapete, no? Come fanno grandi YouTuber che ogni cosa che parlano appaiono qui le immagini di ogni cosa che dicono. Cioè, io sono capace a farle, però il bello è come se si possono mettere queste cose perché il mio canale non è così grande come quello degli altri, cioè come quello degli altri YouTuber che hanno un sacco di iscritti e milioni di visualizzazioni, ma a me non mi interessa avere quei visual. Sì, vorrei avere almeno 500 o 800 visual, ma me ne importa, tanto ho capito che per me è un'illusione e basta, va bene, un comment. Lasciamo perdere questo argomento, adesso ne parlerà più là. E anche gli iscritti, vabbè, lì c'è da fare una bella argomentazione che non finisce qua, però vabbè, perché no, non finisce qua nel senso che tanto io me ne frego perché gli altri vincono sempre, io ci rimango sempre giù, boh, vabbè. Voi direte: ma fallo per hobby, fallo per così, per passione, più
passione di questa, ragazzi, ma stiamo scherzando o cosa? Più passione di questa. Io non mi interessa né guadagnare, non mi interessa né avere chissà dove cavolo voglio andare, da nessuna parte. Quindi mi interessa solo avere amici qua sul tubo, quelli che pochi posso avere, che tipo c'ho la Stefi, il canale della Pirottina, è una grandissima amica. Un bacio, ti mangio un abbraccio virtuale, se vedrai questo video, ma penso di sì. E niente, quindi praticamente è stata fortissima lì, col suo canale è fortissima e l'adoro, e la lobo, già. Se qualcuno mi chiede cosa vuol dire lobo, vuol dire le voglio bene. È un modo di dire in gergo del social network, comunque chi vuole capire capisce. E niente, quindi no, per dirvi che praticamente mi sta piacendo molto la skincare che sto facendo, sto usando molti prodotti a partire dalla micellare, ma la micellare la uso poco perché se non mi strucco, vabbè, è vero, ho mille usi la micellare, ma ho i miei dubbi, l'ho sentita dal canale di Barbie Mare, ma non sono sicura che sarebbe Barbara, poi non boh. Ciao. Allora, oggi ho un altro outfit, non so se lo vedete, aspettate che lo faccio vedere. Mi prendo la telecamera in mano, oplala. E vi faccio vedere che ho un altro outfit. Si vedrà qualcosa? Temo di no, ma ci provo. Vedete? Allora, perché siccome devo andare dal medico, appunto, e qui c'ho le mie scarpe della Nike. Vedete? Sì, si vedono. Poi i pantaleggings, questi qua, presi al mercato, ovviamente. Non mi ricordo, al mercato, forse sì. E poi questa maglia qui della Brooms, che ce l'avevo da quando ero adolescente, ma chissà per quale logico motivo mi va ancora bene. Bella calda, morbida, elastica e comoda. Quindi è tutta bella, col cappuccio, vedete? Le maniche mi arrivano fin qua, ma non importa, mi arrivano fino al sud del gomito, ma non ne importa niente perché tanto ci sto comoda, calda e appunto mi piace e mi soddisfa come mi tiene bella calda, sia il collo che il resto del busto, vedete? Non so se capisce qualcosa, sì, e nulla. Adesso vi rimetto dove eravate, perché tanto tra poco... Devo staccare il video e ci vediamo in un altro momento. Ah, aspettate un attimo che vi... Allora, vi porto il bagno schiuma sempre se lo trovo, non è detto. Ah no, è in doccia, che dico se lo trovo. Allora. Il bagno schiuma in sé... E questo qua, lo vedete? Sì, questo io parlavo di Ivana Ruggero Quartuccio, lei usa questo bagno schiuma. Non so se usasse proprio questo in generale o altri tipi di profumazioni, boh, vedete? Questo qua, Beyoncé, vabbè, è messa al contrario perché sto registrando con la telecamera, no, non posteriore. Anteriore, non so come si dice, frontale, cioè voglio dire, sì, frontale. Quindi lo leggete al contrario, ma però si capisce che è Beyoncé. Questo è, boh, non so, oli minerali termali giapponesi, ecco infatti, come vi dicevo io. Serenity di, vabbè, non voglio leggere cavolate. Comunque, riequilibrante con alga di spirulina. Questo, vedete? Japan Thermal Minerals Beyoncé. Comunque questo è veramente un ottimo bagno schiuma, mi sta piacendo un casino. E niente, per il momento lo appoggio poco, lo appoggio qua, poi quando arriva mio nonno stacco perché devo andare dal medico, quindi è ovvio che devo staccare. Poi ci vediamo dopo pranzo o semmai dopo cena, a seconda di quando mi va di riattaccare il video, la registrazione. E nel frattempo oggi vorrei fare un'altra cosa con voi, ovvero non lo so, forse vi racconterò altre cose che
in mente ti fa rivedere. Ah, ovviamente se vi porto con me in camera ho già fatto il letto, perché non sia mai che vedete il letto tutto bello, come dire, disordinato, e quindi onde evitare che mi dite che sono disordinata con le... Vabbè, stacco dopo. E rieccomi, ragazze. Allora, dunque, non mi ricordo più cosa vi stavo dicendo, ma non importa. Volevo dire che cosa? Che praticamente alla fine ce l'ho fatta finalmente a registrare un video vlog per voi. Comunque vi ho fatto vedere il bagnoschiuma che ho, insomma, che ho provato. E nulla, mi strapiace, direi che è molto buono. Ah, niente, sono notifiche di YouTube e di Instagram. E nulla, quindi questo oggi è sabato, appunto, e lo vedrete tra mercoledì o giovedì questo video. E niente, quindi in fin dei conti finalmente sto riuscendo a fare questi benedetti video vlog. Mentre pulivo la casa in questi giorni, non so se quante volte ve lo dirò, però sto utilizzando questo prodotto della, scusate le unghie, ma me lo devo rifare, quindi vabbè. Tesoro d'Oriente Hammam spray aromatico per ambienti argan e fiori d'arancio, questo qua, vedete? Già. E nulla, ragazze, questo è con lo spray, vedete, non so se si vede, con lo spray e deodorante per ambiente, appunto. Poi ho finito un altro bagnoschiuma che non so se vi ho fatto vedere, ed è questo qua, dell'acqua di cocco Emonoi. Ce l'ho in doccia, l'ho terminato, vedete, eccolo qui, questo, e mi è piaciuto un casino, molto buono. Tra l'altro devo buttare anche gli altri che ho in camera, perché li ho terminati, cioè nel senso che qui ho ancora la bustona da buttare via, quello che vi ho recensito da tempo e tempo. Mamma mia, ragazza, non potete capire il profumo bello che ha questo bagnoschiuma buono. Da 500 ml il prodotto per un pao via di 12 mesi. Molto buono, fantastico. E niente. Quindi, nulla. Tra poco pranzo e poi ci vediamo in un altro video. Allora, fate conto che adesso sono le... Non so, ma io che sono, saranno le 11, sì, senz'altro. Le 11:20 passate. E niente. Io adesso vado in... Allora, dove ho messo il mio stick? Bastone del selfie? Sì, è di là. Volevo fare altri video e li farò in seguito. Ma prima di tutto volevo fare un videovlog con voi. E questo è tutto. Quindi se oggi è sabato, domenica farò un altro spezzettone e poi lo monto e lo carico direttamente. Lo monto per modo di dire che non metterò né musica né nulla, ma lo metto così com'è. Dirò qualche altra cosa, che vi mostrerò qualche altra cosa, parlerò un po' insieme, avrò qualche altra cosa da dirvi, però al momento oggi si conclude qui il videovlog e niente. Sto continuando a scrivere i miei pensieri su questa agenda, come potete vedere. Sì, lo so, voi vedete che è 2020, ma chi se ne... io la scrivo lo stesso, lo scrivo. Qui tra l'altro c'è un righello, come se fossi a scuola, ma in realtà a scuola non vi sono, perché ho finito già da un bel pezzo di tempo. Io vorrei sapere cosa ho messo qua. Boh, cosa ho messo qua? Non si può sapere. Ah sì, uno spruzzo della farmacia, dove ho preso cosmetici. Esatto. Adesso ce lo rimetto qua dentro.
sopra, no, no. Vabbè, niente. Sì, ma dall'altra parte che cosa ho messo? Non lo so mica cosa ho messo dall'altra parte. Allora, vediamo un po' qua. Cos'è questo biglietto che qui? Ah sì, un altro biglietto, dove ci trovo? Vedete questo? Biglietto della ceretta. Devo fare a mezzogiorno e mezzo la ceretta. Viso e corpo, credo che sia, non mi ricordo. Sì, esatto. E un altro appuntamento, sempre identico appuntamento dall'estetista, per fare ceretta, viso e corpo. No, ceretta viso, no, solo ceretta viso. Intorno alle 10 questa volta, sì. Vedete quanti appuntamenti ho preso? Già. Sono appena appuntamenti in questi giorni, ma anche nei mesi passati. Solo che non mi ricordo, ma ho messo quel benedetto post-it. Boh. Ah, questo è un post-it a parte. E l'altro post-it dove l'ho messo? Boh. Mi ho perso qualcosa che non so, è strano. Boh. Sto controllando, ma non ne vedo. Non vedo dove ho messo l'altro post-it. Sto cercando un post-it che non trovo. Sono curiosa stavolta, strano. Sono nell'ombra del dubbio, io controllo da un'altra parte, non adesso ovviamente, se no diventa veramente un video troppo lungo. E niente. Anche questo struccante, vi dicevo, mi è piaciuto molto. È finito, sì, è finito. Questo era della Garnier, ve l'ho fatto vedere in un vicchio, sì, in un vicchio. In un vicchio. In un video vecchio, di quando avevo il vecchio canale, addirittura si parla di anni e anni fa, anni fa. Quant'era? 6? 4 anni fa? Neanche. 4 anni fa mi pare che fosse. E questo cos'è quella roba che vedo di qui? Cosa sei tu? Vedo qualcosa che non piace di anomalo, vabbè. Vi stavo dicendo che comunque questo era di 4 anni fa, di quando vidi il mio vecchio canale salire di iscritti e di visual. E comunque questo è un struccante, latte detergente, idratante e fresh uva. Vabbè, questo qui ce n'è da 200 ml c'era. E per un paio di 6 mesi questo era. Vedete che bello, che bel pack, adoro. Vabbè, non è nulla di speciale, per dirvi quanto mi piaceva questo struccante. Sa proprio di uva, di fresco, di buono, molto buono. Che vabbè, adesso ce lo devo buttare insieme a questo, perché tanto vabbè, non mi ritengo più. Non mi ritengo più. Che fesseria sto dicendo? Vabbè, raga. Si vede che sono stanca, questo evento non mi sta dando pace. Comunque vi dico, questi due detergenti mi stanno piacendo da matti. Scusate se mi guardavo a destra, manca sotto e sopra, ma c'è qualche animalaccio che non mi sta piacendo per niente, che sta gironzolando intorno alla mia camera. Ma vabbè, dettagli. E niente, me la vedo attorno, non capisco il perché, vabbè. Mentre Eufida è buono, ma a me non mi fido perché non mi piace. Ed è questo shampoo che userò senz'altro per i pennelli, perché per i pennelli è buono, ma per me è una ciofeca unica, perché è l'ultima volta che ho usato un prodotto, un cosmetico per come tipo make up, come si suol dire, un correttore dell'Eufida mi ha fatto un brutto scherzo, ovvero qui attorno agli occhi avevo un occhio gonfio che per un po' rimanevo cieca. Non voglio dire brutte cose, ma questa è la verità. Non sto facendo brutta pubblicità a Eufida, ma si dà il caso che se una persona si deve truccare, non deve avere brutte conseguenze, perché è allergica a tale cosmetico. Quindi anche no, grazie, ne faccio a meno. Quindi se devo prendere prodotti di ottima qualità, preferisco prendere prodotti che siano di
di profumeria o alta profumeria, ma non che siano di farmacia, perché certi farmacie mi fanno veramente, per carità, come la peste, ci devo stare alla larga. Già. Vedete, questi non sono della farmacia, questi sono bensì di un supermercato qua vicino casa. Sono buoni, sono il top del top e mi piacciono. Già. Niente ragazzi, adesso passo a Instagram, ma prima faccio un altro video sui miei bijou, perché ho intenzione di fare un video sui miei bijou e niente, faccio un video sui miei bijou e dopo tutto ciò niente, lo monto, lo carico così com'è, non parlo solo di questo video, anche il video sui bijou e poi niente, lo monto e lo pubblico su YouTube senza tagli, ovviamente. Da qui in avanti farò video senza tagli. Un bacio, ciao. Al prossimo videoclip. Rieccomi. Allora, ho appena pranzato. E niente, praticamente. Aspetta un attimo. Nulla, praticamente. Ho appena pranzato e ora sto un po' meglio, ma come vi dicevo, aspetta un attimo che devo guardare. Stavo guardando se c'avevo qualche messaggino in più, ok? Da YouTube. Allora, tante volte registro con questo, devo dirvi, ma vabbè, dettagli. E infine volevo dirvi che finalmente sto registrando tanti miei video vlog, come questo spezzettone che non so quando riuscirò a caricare. Appunto, vi ripeterò più volte fino alla nausea che oggi è sabato. E per domani sarà mercoledì, per voi sarà mercoledì o giovedì e nulla, quindi non so, adesso mi sto guardando un po' di televisione oltre a YouTube e basta. Io nel frattempo mi ho sistemato queste qui, le sopracciglia, perché non potevo stare, com'ero. Nel frattempo mi sono attivata un po' su Instagram, ancora TikTok no, perché non me la sentivo, non me la sento, i denti mi stanno facendo male cane. Non so quante volte lo dirò in questo video vlog, ma spero che questo video non vi annoia. Già. E niente. Vi ho detto che in questa agenda qui mi sto segnando tutto quanto, mi sto segnando. Già. Mi sto segnando un bel po' di cose. Aspettate un secondo, che voglio leggere un po' di commenti. Ok, a posto. Niente. Sono le 4:40, non so se si percepisce dall'orario. No, aspettate. Allora, le 4:40, aspettate. Vedete? Le 4, le 16:40. Vedete? Ok, sì, così si vede. Sì, perché con tutta la luce offuscata non si vedeva niente, niente di niente. E quindi, cosa volevo dirvi? Che stanchezza che ho. Non ho dormito quasi nulla. Sapete cosa vuol dire nulla? Quando c'ho un mal di denti io, nulla, non ho dormito una mazza, ma vabbè, niente. E già, così è. Non ho dormito proprio un bel niente. Vabbè, può capitare. Solo che il mal di denti, ragazzi, non me lo caccia nessuno. Finché non me lo tolgo un dente o non faccio qualche cosa, boh, non lo so neanche io. Boh. Già. Bene, dai. Noi ci si vede dopo. Stavo già incartandomi. E vabbè. Aspetta un secondo.
Nulla, guardavo se arrivavano altri ospiti perché sto aspettando le persone a casa, quindi non lo so. Ciao. Bene, ragazzi, questa clip non so quanto durerà perché devo tagliare parecchio e se non taglio lascerò così appunto come ho detto poco fa. Ci si becca un altro momento, ciao ragazzi, a presto. Anzi, alla prossima clip che sarà o stasera o addirittura... addirittura... non lo so come dire, domani. Dai, ci si becca domani, perché nel frattempo mia nonna sta pulendo le scale, le sta spazzando, o le lava, erano le idee, e io nel frattempo mi metto lì, che adesso sono le 16:43, guardami un bel film, non lo so cosa, non ho idea, e appunto, ciao, ci si becca al prossimo video, ciao, al prossimo video no, alla prossima clip. Domani, allora, ho appena pranzato e niente, praticamente, aspetta un attimo, nulla, praticamente ho appena pranzato e ora sto un po' meglio, ma come vi dicevo, aspetta un attimo che devo guardare. Ok, stavo guardando se c'avevo qualche messaggino in più, ok, da YouTube. Allora, tante volte registro con questo, volevo dirvi, ma vabbè, dettagli. E infine volevo dirvi che finalmente sto registrando tanti miei video vlog, come questo spezzettone che non so quando riuscirò a caricare, appunto. Vi ripeterò più volte fino alla nausea che oggi è sabato e per domani sarà mercoledì, per voi sarà mercoledì o giovedì e nulla. Quindi non so, adesso mi sto guardando un po' di televisione, oltre a YouTube, e basta. Io nel frattempo mi ho sistemato queste qui, le sopracciglia, perché non potevo stare, com'ero. Nel frattempo mi sono attivata un po' su Instagram, ancora TikTok no, perché non me la sentivo, non me la sento, i denti mi stanno facendo male cane. Non so quante volte lo dirò in questo video vlog, ma spero che questo video non vi annoia. Già. E niente. Vi ho detto che in questa agenda qui mi sto segnando tutto quanto, mi sto segnando. Già. Mi sto segnando un bel po' di cose. Aspettate un secondo, che voglio leggere un po' di commenti. Ok, a posto. Niente. Sono le 4:40, non so se si percepisce dall'orario. No, aspettate. Allora, le 4:40, aspettate. Vedete? Le 4, le 16:40. Vedete? Ok, sì, così si vede. Sì, perché con tutta la luce offuscata non si vedeva niente, niente di niente. E quindi, cosa volevo dirvi? Stanchezza che ho. Non ho dormito quasi nulla. Sapete cosa vuol dire nulla? Quando c'ho mal di denti io? Nulla, non ho dormito una mazza, ma vabbè, niente. E già, così è. Non ho dormito proprio un bel niente. Beh, può capitare. Solo che il mal di denti, ragazzi, non me lo caccia nessuno. Finché non me lo tolgo un dente o non faccio qualche cosa, boh, non lo so neanche io. Boh. Già. Bene, dai. Noi ci si becca. Ci si vede dopo, stavo già incartandomi. E vabbè. Aspetta un secondo.
nulla, guardavo se arrivavano altri ospiti perché sto aspettando le persone a casa, quindi non lo so. Ciao. Bene, ragazzi, questa clip non so quanto durerà perché devo tagliare parecchio e se non taglio lascerò così appunto come ho detto poco fa. Ci si becca un altro momento. Ciao ragazzi, a presto. Anzi, alla prossima clip che sarà o stasera o addirittura addirittura non lo so come dire domani. Dai, ci si becca domani, perché nel frattempo mia nonna sta pulendo le scale, le sta spazzando, o le lava, erano le idee, e io nel frattempo mi metto lì, che adesso sono le 16:43, guardami un bel film, non lo so cosa, non ho idea, e appunto, ciao, ci si becca al prossimo video, ciao, al prossimo video no, al prossimo clip. Domani. Allora, eccomi qui ragazze, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Nuovo video dell'altro spezzettone che devo fare da ieri, ma lo faccio oggi perché oggi è il terzo giorno, ovvero il terzo giorno che sto facendo, terzo o secondo giorno? No, perché era il secondo giorno e sto registrando questo video vlog già da ieri. Sto facendo una videoclip appresso all'altra, spero che vi possa piacere e che vi faccia tanta compagnia. Niente ragazze, io sono qua a casa, sono rimasta perché oggi mi sa che non vado a messa per il semplice motivo che appunto vi dicevo nell'altro videoclip che ho un gran mal di denti che mi sta disturbando. Nel senso che ho mal di denti da cane, quindi è inutile che vado. Scusate, ma sto guardando l'altro telefono perché voglio vedere se mi risponde Steffi, la mia amica Steffi. E niente. Quindi, dicevo, oggi non sono andata a messa perché con questo dente che mi fa male pestifero non ce la posso fare perché ho paura di dare di matto per questo dente, ovvero di non riuscire a trattenermi per il dolore. Quindi ho detto no, oggi niente messa, oggi non ci vado, me la guardo da casa, in effetti me la sto guardando da casa, non so cosa potete vedere voi, però ecco la televisione e nel frattempo l'ho abbassata perché non vorrei copyright della televisione per YouTube. Niente ragazzi, voi come state piuttosto? Oggi appunto è domenica, sto registrando in domenica, ieri era sabato, ma va. Oggi è domenica, per voi sarà o martedì o mercoledì, perché questo video lo metto in onda, credo, o mercoledì o giovedì, vediamo, non lo so, intanto lo programmo per venerdì o mercoledì, vediamo, non ne ho idea. Devo ancora pensare bene come voglio, impostare l'orario e la data, ovviamente. Cioè. E niente ragazze, questo era tutto. Nel frattempo dovrei fare il letto, ma lo farò in privato, off camera, perché tanto vabbè, niente. E nulla, ho dormito insomma così e così, però almeno ce l'ho fatta a riposare un po' meglio. Sì, perché ho fatto una specie di sogno curioso, strano, boh. Non saprei come descriverlo, boh. Vabbè, meglio che non ve lo dico, va. Cioè. E niente. E nel frattempo, allora, ho qua le mie cuffie, non sia mai che mi tocca di registrare qualche clip dove non si sente niente. E quindi ho pronte le mie cuffiette, vedete? Eccole qua. Cioè, queste sono le cuffie dell'iPhone perché sto registrando dall'iPhone. Sì, così è. E niente. Io vorrei registrare solo oggi e domani lasciare perdere, ma se registro un video di 2 giorni, poi come faccio?
Non lo so perché lo registrerò anche l'altra parte della videoclip, terzo videoclip, non ne ho idea. Adesso vediamo come ristrutturare questo video. Intanto sono seduta qua sul divano. Non so se si capisce, sì, è vero, si capisce, ok? E niente. Quindi praticamente, ecco, vedete, io non so perché così si vede dal basso, si vede il mento e dall'altro sembra che tutto sia a posto, boh. Forse lo devo mettere così, esatto. Cioè, con tanto di peli che si vedono, ma non me ne importa un fico secco. Finché sono con i dolori al dente, non mi faccio nessuna ceretta, ragazzi, che poi come sicuro. Perché nel senso che con questo dolore che ho al dente, non ce la faccio a farmi toccare da nessun estetista. Anzi, dalla mia estetista di fiducia, per meglio dire. Ah, non mi ho ancora fatto le unghie perché, raga, non me la sono sentita. Prima o poi me le farò, giuro. Prometto, giuro in giurello. Già. E niente, io mi sa che questi videovlog di 2 giorni ve l'ho fatto, il terzo mi sa che non ve lo faccio perché non vorrei avere poca memoria nel telefono, quindi niente, sarà per un'altra volta. Perché video vlog di 3 giorni poi mi tocca a, come dire, mi tocca esportarlo al computer, poi non lo so, vediamo. Niente ragazzi, vi auguro una buona domenica perché tanto questo lo vedete oggi o domani, non lo so. Vediamo come si prospetta il tempo che ho voglia di cadere. Vabbè, come voglio dire, insomma, se ho voglia di caricare video, sì o no. Ciao. Mettete un bel like, commentate, iscrivetevi, non vi obbligo, ci mancherebbe solo quello. E attivate la campanella, cosa che so che non già non fate mai, ma non importa, va bene. Io sono felice anche solo con i pochi iscritti che mi rimangono. Ciao! Buon proseguimento a tutte, dipende da qualora vedrete questo video, vlog. Ciao!